Fin dai primi anni della fondazione, José Arcadio Buendía aveva costruito trappole e gabbie. In breve, riempì di tulipani, canarini, turchinetti e petirossi non soltanto la sua, ma anche tutte le case del villaggio. Un concerto di tanti uccelli diversi diventò così assordante che Ursula finì per tapparsi le orecchie con la cera per non perdere il senso della realtà. La prima volta che arrivò la tribù di Melchiades, venuta a vendere palle di vetro contro il mal di testa, tutti si meravigliarono che avesse potuto trovare quel villaggio perduto nel sopore della palude, e gli zingari confessarono di essersi guidati col canto degli uccelli. Quello spirito di iniziativa sociale sparì in poco tempo, travolto dalla febbre della calamita, dei calcoli astronomici, dai sogni di trasmutazione e dalle ansie di conoscere le meraviglie del mondo. Da intraprendente e pulito, José Arcadio Buendía si trasformò in un uomo dall'aspetto ciondolone, trascurato nel vestire, con una barba selvatica che Ursula riusciva a regolare solo a grande fatica, con un coltello da cucina. Non mancò chi lo considerasse vittima di qualche strano sortilegio, ma perfino i più convinti della sua pazzia abbandonarono lavoro e famiglia quando egli si buttò in spalla i suoi utensili per disboscare e chiese il concorso di tutti per aprire una via che mettesse Macondo in contatto con le grandi invenzioni. José Arcadio Buendía ignorava completamente la geografia della regione. Sapeva che verso oriente c'era la Sierra Impenetrabile e al di là della Sierra l'antica città di Riohacha, dove in epoche remote, come gli aveva raccontato il primo Aureliano Buendía, suo nonno, Sir Francis Drake, si dava allo sport di cacciare i caimani a cannonate. Poi li faceva rammendare e riempire di paglia per portarli alla regina Isabella. Nella sua gioventù, lui e i suoi uomini, con donne e bambini, animali e ogni sorta di utensili domestici, avevano attraversato la sierra in cerca di uno sbocco al mare e dopo 26 mesi avevano abbandonato l'impresa e fondato Macondo per non dover intraprendere il cammino di ritorno. Era quindi una via che non gli interessava perché poteva condurlo soltanto al passato. Verso sud c'erano i pantani, coperti da una eterna crema vegetale, e il vasto universo della palude grande, che secondo la testimonianza degli zingari non aveva confini. La palude grande si confondeva a occidente con una distesa acquatica senza orizzonti, dove c'erano cetacei dalla pelle delicata, con testa e busto di donna, che perdevano i naviganti con la malia delle loro tette madornali. Gli zingari navigavano per 6 mesi su quella rotta, prima di raggiungere il nastro di terraferma sul quale passavano le mule della posta. In base ai calcoli di José Aureliano Buendía, l'unica possibilità di contatto con la civiltà era il cammino del nord. Perciò, munì di utensili per disboscare, di armi da caccia, gli stessi uomini che lo avevano accompagnato nella fondazione di Macondo. Buttò in uno zaino i suoi strumenti di orientamento e le sue mappe e intraprese la temeraria avventura. Durante i primi giorni non incontrarono seri ostacoli. Scesero lungo la pietrosa sponda del fiume sino al luogo in cui, anni prima, avevano trovato l'armatura del guerriero e lì penetrarono nel bosco per un sentiero di aranci silvestri. Alla fine della prima settimana uccisero e arrostirono un cervo, ma si accontentarono di mangiarne la metà e di salare il resto per i prossimi giorni. Con questa precauzione cercavano di rimandare la necessità di continuare a nutrirsi di pappagalli, la cui carne bluastra aveva un aspro odore di muschio. Poi, per più di 10 giorni non rividero il sole. La terra diventò molle e umida
come cenere vulcanica, e la vegetazione fu sempre più insidiosa, e si fecero sempre più lontani i trilli degli uccelli e lo schiamazzo delle scimmie, e il mondo diventò triste per sempre. Gli uomini della spedizione si sentirono oppressi dai loro ricordi più antichi, in quel paradiso di umidità e di silenzio, anteriore al peccato originale, dove gli stivali affondavano in pozze di oli fumanti e i macete facevano a pezzi gigli sanguinosi e salamandre dorate. Per una settimana, quasi senza parlare, avanzarono come sonnambuli in un universo di afflizione, appena illuminati dal tenue riverbero di insetti luminosi e coi polmoni oppressi da un soffocante odore di sangue. Non potevano ritornare, perché il sentiero che andavano aprendo al loro passaggio tornava a chiudersi in poco tempo, con una vegetazione nuova che vedevano crescere quasi sotto i loro occhi. «Non importa», diceva José Arcadio Buendía, «l'essenziale è non perdere l'orientamento». Affidandosi sempre alla bussola, continuò a guidare i suoi uomini verso il nord invisibile, finché pervennero a uscire dalla regione incantata. Era una notte fonda, senza stelle, ma l'oscurità era impregnata di un'aria nuova e pulita. Sfiniti per la lunga traversata, appesero le amache e dormirono profondamente, per la prima volta in 2 settimane. Quando si svegliarono, giù, col sole alto, rimasero stupefatti. Davanti a loro, circondato da felci e palme, bianco e polveroso, nella silenziosa luce del mattino, c'era un enorme galeone spagnolo. Leggermente piegato a tribordo, dalla sua alberatura intatta pendevano i brandelli squallidi della velatura, tra sartì e adorno di orchidee. Lo scafo, coperto da una nitida corazza di remora pietrificata e di muschio tenero, era fermamente inchiavardato in un pavimento di pietre. Tutta la struttura sembrava occupare un ambito proprio, uno spazio di solitudine e di dimenticanza, vietato ai vizi del tempo e alle abitudini degli uccelli. Nell'interno, che la spedizione esplorò con un prudente fervore, non c'era altro che un fitto bosco di fiori. Il ritrovamento del galeone, indizio della vicinanza del mare, frantumò l'impeto di José Aureliano Buendía. Riteneva una burla del suo avverso destino l'aver cercato il mare senza trovarlo, a costo di sacrifici e patimenti incalcolabili. E trovarlo adesso, che non l'aveva cercato, messo lì sulla loro strada come un ostacolo inevitabile. Ma anni dopo il colonnello Aureliano Buendía percorse di nuovo la regione, quando era ormai una regione tragitto di posta, e l'unica cosa che trovò della nave fu l'ossatura carbonizzata in mezzo a un prato di papaveri. Finalmente convinto che quella storia non era stata un prodotto dell'immaginazione di suo padre, si chiese come mai quel galeone avesse potuto addentrarsi fino a quel punto in terraferma. Ma José Arcadio Buendía non si prospettò quella preoccupazione quando trovò il mare, al termine di altri 4 giorni di viaggio, a 12 chilometri di distanza dal galeone. I suoi sogni terminarono davanti a quel mare color cenere, schiumoso e sudicio, che non meritava i rischi e i sacrifici della sua avventura. «Diamine!» gridò. «Macondo è circondato dall'acqua da ogni parte!» L'idea di un Macondo peninsulare prevalse per molto tempo, ispirata dalla mappa arbitraria che disegnò José Arcadio Buendía al ritorno della sua spedizione. La schizzò con rabbia, esagerando di malafede le difficoltà di comunicazione, quasi per castigare se stesso per l'assoluta mancanza di buon senso con la quale aveva scelto il luogo. «Non arriveremo mai da nessuna parte», si lamentava con Ursula. «Dovremmo marcire qui, per tutta la vita, senza ricevere i benefici della scienza».
Quella certezza, ruminata per vari mesi nello stanzino del laboratorio, lo portò a concepire il progetto di trasformare Macondo in un luogo più propizio. Ma questa volta Ursula prevenne i progetti febbrili del marito. Con un segreto e implacabile lavoro da formichina, mise su le donne del paese contro le velleità dei loro uomini, che cominciarono già a prepararsi al trasloco. José Arcadio Buendía non seppe in che momento, in virtù di quali forze avverse, i suoi progetti si andarono irretendo in un intrico di pretesti, di contrattempi e delusioni, fino a trasformarsi in illusione pura e semplice. Ursula lo osservò con innocente attenzione e provò perfino un po' di pietà per lui il mattino in cui lo portò nel suo stanzino appartato, intento a parlottare a denti stretti dei suoi sogni di trasloco mentre collocava i pezzi del laboratorio nelle loro casse originali. Lo lasciò finire, lo lasciò inchiodare le casse e apporvi le sue iniziali con uno stecco inchiostrato senza fargli alcun rimprovero, ma sapendo già che lui sapeva, perché glielo aveva sentito dire nei suoi sordi monologhi, che gli uomini del villaggio non lo avrebbero assecondato nella sua impresa. Solo quando cominciò a smontare la porta dello stanzino, Ursula si arrischiò a chiedergli perché lo faceva. E lui le rispose con una certa amarezza: «Dato che nessuno vuole andarsene, ce ne andremo da soli». Ursula non si turbò. «Non ce ne andremo», disse. «Restiamo qui, perché qui abbiamo avuto un figlio». «Non abbiamo ancora un morto», disse lui. «Non si è da nessuna parte finché non si ha un morto sottoterra». Ursula ribatté con dolce fermezza: «Se è necessario che io muoia, perché gli altri restino qui, io morirò». José Arcadio Buendía non credette che la volontà di sua moglie fosse così rigida. Cercò di sedurla con il fascino della sua fantasia, con la promessa di un mondo prodigioso dove bastava gettare qualche liquido magico sulla terra perché le piante dessero frutta secondo la volontà dell'uomo e dove si vendevano a prezzi di stralcio ogni sorta di congegni contro il dolore. Ma Ursula fu insensibile nella sua chiaroveggenza. «Invece di continuare a pensare alle tue strambe manie di novità, devi occuparti dei tuoi figli», ribatté. «Guardali, abbandonati alla pietà di Dio, tali e quali agli asini». José Arcadio Buendía prese alla lettera le parole di sua moglie, guardò dalla finestra e vide i due bambini scalzi nell'orto assolato ed ebbe l'impressione che solo in quell'istante avessero cominciato a vivere, concepiti dallo scongiuro di Ursula. Qualcosa successe allora dentro di lui, qualcosa di misterioso e definitivo, che lo sradicò dal suo tempo attuale e lo portò alla deriva in una regione inesplorata dei ricordi. Mentre Ursula continuava a scopare la casa che ora era certa di non abbandonare per il resto della sua vita, lui rimase a contemplare i bambini con uno sguardo assorto, finché gli occhi gli si inumidirono e se li asciugò col dorso della mano ed emise un profondo sospiro di rassegnazione. «Bene», disse, «digli che vengono ad aiutarmi a togliere le cose dalle casse».